Buongiorno, bentrovati. Luca Tremolada, Riccardo Saporiti, Talita Malagò, direttore generale di IDEA, che è l'associazione, diciamo, di categoria che riunisce le grandi multinazionali del videogioco e l'industria italiana del gaming. Ho detto tutto giusto? Giustissimo, grazie, buon pomeriggio. Allora, sono le 14:32 del 23 marzo, siete quindi su Tintoli Talk e oggi commentiamo fresco fresco di uscita, adesso lo facciamo anche vedere se riusciamo, eccolo qua, il rapporto, diciamo, il rapporto annuale che l'associazione edita, produce, pubblica. Per raccontare, insomma, quanto videogioco viene mangiato dall'Italia e dagli italiani. Detto bene, insomma, il consumo di videogame. Quest'anno si parla del 2020, come vedete nella foto, e insomma, il dato che è questo qui è di tutto riguardo, perché il giro d'affari per la prima volta sfonda i 2 miliardi di euro, una crescita del 20%, un po'. Diciamo, Talita, ce lo aspettavamo, nel senso che l'anno scorso, il 2020, è stato il primo anno del lockdown, no, vero, quello anche adesso. Il primo anno sembra che siamo destinati a farne, cioè, No, dai. speriamo che la chiudiamo, speriamo di chiuderla molto presto, diciamo. Buon pomeriggio a tutti, peraltro. Esatto, no. Allora, a parte il fatto che, no, speriamo, però voi avete fatto voi, cioè l'industria ha fatto dei numeri spaventosi. Adesso, chiaro che potete sorridere a denti stretti, però insomma, una crescita del 20% è figlia del tempo, ecco. Sì, sicuramente secondo la nostra lettura questo dato è il frutto di una serie di variabili. Una è sicuramente stata il fatto che a causa di questa situazione che ha interessato tutto il mondo, le persone hanno trascorso un maggior tempo all'interno delle mura domestiche, questo ha comportato ovviamente da un lato un maggior consumo di videogiochi, da un lato anche un maggior coinvolgimento della base di giocatori. Poi questo si vedrà poi anche negli altri dati che abbiamo prodotto proprio sul tempo dedicato ai videogiochi nel 2020. Dall'altro, però, sicuramente il 2020 è stato un anno che ha visto il lancio sul mercato di due console di nuova generazione che, pur avendo avuto dei problemi di approvvigionamento delle macchine, ha comunque segnato un punto importante di quello che è un ciclo di vita di un mercato che si basa sui nuovi lanci. 14 milioni di giocatori. A me la prima cosa che ha un po' colpito è che scrivete voi che insomma non è cambiata tanto la base giocatori, cioè sostanzialmente io ho provato anche a scriverlo, i giocatori sono quelli, 14 milioni, e hanno giocato di più, quindi, Allora, in o hanno realtà acquistato di sono più. 16,7 milioni. Noi abbiamo stimato che tra il 2018 e il scusate, tra, sì, tra il 2018 e il 2020, il parco dei videogiocatori in Italia è stato tra il 39 e il 37%. Oggi, diciamo, nel 2020 il 38% della popolazione italiana tra i 6 e i 64 anni ha giocato ai videogiochi nel corso dell'anno. Ecco, noi non abbiamo notato un ampliamento della base, ma sicuramente un maggior coinvolgimento della base esistente. Questo almeno è quello che fotografa la società di ricerca che realizza questo studio per tutta Europa, perché ricordo che il nostro rapporto si basa su dati di Sparkers e Ipsos Mori che conducono delle rilevazioni per conto della nostra Federazione Europea su tutti i principali mercati europei. Stiamo parlando comunque di 16,7 milioni, che sono il 38% della popolazione italiana nella fascia di età che vi dicevo. Che però, Posso? vai. No, volevo chiedere se posso, qual è il settore che è cresciuto di più? Cioè, cosa ha trainato la crescita? Sì. L'hardware, il software, che tipo di device? Allora, diciamo che il mercato è trainato ovviamente dalle vendite di software. Dico ovviamente perché non abbiamo potuto vedere soprattutto il lancio delle due console di nuova generazione nel loro totale sviluppo, visto che sono state lanciate alla fine dell'anno e ci sono stati appunto dei problemi non soltanto in Italia di approvvigionamento delle macchine.
macchine, ma il segmento che ha tirato di più è quello software, che vede una crescita complessiva del 24,7%. Come potete vedere dal grafico, in realtà all'interno di questo segmento i sottosegmenti che hanno avuto la maggiore crescita sono state le app, con più 33% e il software digitale, quindi digital download sia su console che su PC, che anche questo ha avuto una crescita superiore al 30%. Ovviamente ha sofferto in maniera più pesante il software fisico, anche a seguito, anche in funzione di quelle che sono state le restrizioni, no, nell'accesso magari ai punti vendita, o il fatto di non avere una grandissima disponibilità a livello di e-commerce. Ecco, diciamo che nonostante GameStop, nonostante il fenomeno di borsa della crescita e così, questo rapporto insomma certifica la grandissima difficoltà del supporto fisico, per cui delle catene che vendono videogiochi, la grandissima anche però slancio che ha preso il digitale. Il videogioco, Talita Malagò, dimmi se sbaglio, è di fatto un'industria da un certo punto di vista che anticipa le altre. Certo. Ha anticipato per certi versi alcuni aspetti della musica, alcuni aspetti dei libri anche. Ecco, sul mondo del digitale sta dicendo fortissimamente che le nuove generazioni, su cui poi voglio tornare perché vogliamo capire questo in questa puntata, le nuove generazioni acquistano online, cioè non vanno più nel negozio, scaricano il gioco e lo tengono, quindi si sta passando a un modello diverso di fruizione. Ma diciamo che allora sicuramente questo è un trend, però nello stesso tempo non si può non tenere in considerazione il fatto che ci sono state proprio delle restrizioni durante l'anno nell'accesso ai punti vendita, delle chiusure, quindi questo ha sicuramente inciso nei risultati che vedete. Comunque detto questo, se noi poi andiamo a vedere le performance, l'accesso ai videogiochi da parte delle varie fasce di popolazione, quello che vediamo è che la fascia più importante di consumatori si colloca tra i 15 e i 24 anni, dove abbiamo un 24% di giocatori. Segue, magari a sorpresa potrebbe essere a sorpresa per qualcuno, la fascia tra i 45 e i 64 con un 21%. E qua ci sono io, esatto. E qua ci siamo, e qua si vince facile. E poi abbiamo un 20% che sta tra i 25 e i 34 anni. Queste sono le tre fasce di consumatori più rilevanti a livello percentuale. Abbiamo inoltre notato che c'è un 56% di pubblico maschile, un 44% femminile, che però se poi andiamo a vedere l'impatto sulle singole tipologie di device, vediamo che questa differenza è molto meno marcata su smart devices, quindi gioco su smartphone e tablet, dove il pubblico maschile e il pubblico femminile più o meno si corrispondono. Abbiamo 10 milioni di giocatori che sono divisi quasi equamente tra uomini e donne, mentre per il gioco su console e per il gioco su PC abbiamo invece una ripartizione un po' più, che pende un po' di più verso il pubblico maschile. Questo diciamo è il quadro che esce dalla nostra indagine sociodemografica. Quindi almeno nella consumo c'è un gender gap tra giocatrici e giocatori. Su alcuni devices è più marcato, però appunto, come dicevo, su smart devices invece ormai i due pubblici sono totalmente equivalenti. Mentre sulle tipologie di gioco avete distinzioni di età? No, allora in realtà su questo no, abbiamo soltanto una classifica di quelli che sono i titoli più venduti in Italia, raggruppando tutte le piattaforme e vendite fisiche e vendite digitali, dove sul podio ci sono FIFA 21, FIFA 20, rispettivamente al primo e al terzo posto, e poi c'è Grand Theft Auto 5 al secondo posto. Abbiamo fatto poi una classifica per generi di videogiochi che però non tiene conto della differenza tra pubblico maschile e pubblico femminile, è una classifica generale. Mi è arrivata una domanda e te la giro, cioè dopo questo, insomma, alla luce di questi risultati,
che tipo di futuro vedi tu, vedete voi, cioè quello che emerge da questo rapporto è sì, boom di consumo di videogiochi, giocano i giovani, dimmi se sbaglio, molto su smartphone e tablet, questa è le due piattaforme non più emergenti, ma insomma che si vanno anche da un punto di vista di fatturato e di vendite, si vanno consolidando, per cui è un trend da cui difficilmente si torna indietro. Dal mio punto di vista difficilmente si tornerà indietro anche sul supporto fisico, perché io sono anziano e a me piace l'idea di avere il dischetto, no, perché sono anziano saporiti così, io sono anziano, però stavo immaginando con i videogiochi in vinile, no, ma io a parte gli scherzi, io ho la mia collezione, mia moglie mi odia per questa cosa qua, perché ce li ho tanti, ho tutta la mia collezione e devo dire che c'ho anche un certo tipo di al posto della libreria tu hai le... esatto, vicini da apposta, lo faccio come provocazione, però devo dire che innanzitutto le giovani generazioni mi guardano come se fossi un matto, guarda quello che ha riempito un mobile con degli oggetti, e per me sono anche un attaccapanni di ricordi, no? Nel senso che avendo una certa età ho giocato con questo gioco, ero giovane, c'avevo un sacco di capelli, adesso non ce li ho più, però insomma sono anche dei momenti di nostalgia. Però quello che volevo capire era, possiamo aspettarci che ci sarà una sostenibilità diversa di questa industria a tendere? Cioè, adesso faccio una domanda che dura 20 minuti e che di solito non si capisce, però il la tema risposta è sì o no. Esatto. Cioè, abbiamo visto due importanti attori, Microsoft e PlayStation. La prima ha fatto un'acquisizione gigantesca e ha una forma di abbonamento al videogioco molto interessante che si chiama Game Pass, dove sostanzialmente si paga un abbonamento per accedere a una libreria ampissima di videogiochi. Sappiamo che PlayStation ha fatto record di vendite sulla PS5, questi dati qui non ci sono ancora nel report di Idea, però saranno tutti all'interno del nuovo report, per cui anche qui sono due segnali di un successo importante. Allo stesso tempo però la sostenibilità di questo mondo è in bilico, molte aziende hanno chiuse, le piccole aziende, i piccoli sviluppatori nazionali fanno fatica ad emergere, perché fanno fatica a trovare spazio, e il mondo delle app, quindi il mondo di chi produce videogiochi per smartphone, tablet, eccetera, è un mondo severissimo, un far west, è difficilissimo emergere, insomma. La domanda quindi è, posto questo mega cappellone tremendo che ho fatto, ma dovete scusarmi, sono 14, siamo certi che l'anno prossimo non commenteremo dei dati molto diversi sul funzionamento di questa industria, non tanto in termini di consumi, ma in termini di chi saranno gli attori a dominare questo mondo. Il cane che ha visto, è tornato il figlio e il cane lo saluta così. Perfetto. Ok, benissimo. Allora, io credo che questo rapporto probabilmente ha cristallizzato per l'Italia alcuni trend che già si vedevano a livello internazionale. Lo abbiamo detto anche stamattina durante la presentazione del rapporto, che le modalità di fruizione e di consumo dei videogiochi stiano in tendenza diventando sempre più digitali. Questo è un dato di fatto che probabilmente in Italia abbiamo sentito meno negli anni scorsi per via di quelli che sono anche i limiti strutturali, no, del nostro paese a livello di banda larga, sviluppo del 5G, eccetera, eccetera. Però io penso che i tre grandi segmenti che noi abbiamo delineato, quindi la parte console, PC e smartphone, tablet, siano destinati a convivere e a servire fasce diverse di pubblico che hanno delle esigenze diverse, anche delle esperienze diverse con il gioco. Tu prima dicevi si gioca di più su smartphone e tablet. Sì, si gioca di più nel senso che più persone giocano di più su smartphone e tablet, però se si deve guardare invece al numero, al tempo, quindi al numero di ore trascorse a livello settimanale su console verso smartphone e tablet, qui il rapporto ovviamente
è girato il contrario, nel senso che su console si gioca 6,9 ore in media la settimana contro le 5 su smart devices. Quindi secondo me questi tre sistemi, questi tre ecosistemi, console, PC, smartphone e tablet, sono destinati a convivere in un'ottica di ampliamento e diversificazione di quello che è il pubblico dei giocatori, non soltanto in termini di età e di genere, ma in generale anche di tipologia, di tipologia proprio di consumatore. Oggi i videogiochi, come dicevi tu stesso, sono comunque una forma di intrattenimento molto diversificata e complessa, che insomma lo vediamo tutti questo, no? Ma il attendere, citava prima il 5G, lo sviluppo di questa rete, che insomma è ancora in fase di implementazione, tra ordinanze più o meno fantomatiche, peraltro non neanche più emettibili, stando all'ultimo, uno degli ultimi decreti del governo Conte, e Conte 2, e appunto lo sviluppo del 5G darà un vantaggio competitivo al videogioco su device mobile rispetto a quello su altre piattaforme? Oppure ma non sicuramente, inciderà? Ma sicuramente può incidere, però io penso che possa incidere in generale per tutto il settore, più che per un segmento specifico. Il mio discorso era un po' più generale, se devo dire la verità. Io penso davvero che non si possa fare un tema di competizione tra questi ecosistemi, ma che sia più che altro un tema di convivenza, di integrazione di diverse modalità di gioco, di un pubblico sempre più ampio che appunto accede a diverse modalità di gioco su piattaforme diverse. Allora, io volevo fare il momento nerd, cioè sui dati. Allora, i dati che voi ci avete fatto vedere, ci avete mostrato e così, sono dati raccolti da interviste su un campione. La cosa che, sono standardizzati a livello europeo, per Sì, cui esatto. insomma la metodologia, per cui quello che viene misurato in Italia è quello che viene misurato negli altri paesi. Un aspetto che io trovo curioso è che non c'è un acquario, diciamo, un grande fratello come quello dei videogiochi non esiste, nel senso che io mi aspetto che il signor PlayStation sappia tutto delle abitudini, delle abitudini di gioco, dei tempi di utilizzo del videogioco, di quante volte viene accesa o spenta la console, se è connesso o meno. Cioè, è difficile trovare un'industria che non abbia un controllo così raffinato e puntuale sul comportamento del suo cliente, per usare una. Eppure questi dati non ce li abbiamo. Io penso anche ai grandi sparatutto. Io passo tanto tempo lì dentro, io immagino che lì dentro mi conosce meglio di mia moglie per certi versi, perché sa come reagisco in situazioni particolari. Questi dati noi non li abbiamo. Non solo non li abbiamo, ma non li puoi, guai a chiederli, nel senso che sono un bene proprio delle corporation, delle grandi multinazionali. Voi come associazione, tu a questo punto direi sì, ma cosa c'entro io? E infatti giustamente dici non c'entri nulla tu. Però voi come associazione non avete mai promosso o non è interessante promuovere una sorta di acquario, almeno a due o tre grandi di questi grandi produttori di console e di hardware? Perché non ci dite che cosa sta succedendo lì dentro? Perché prima vedevo con te, no, il dato sul tempo, no? E 6,9 ore di gioco a settimana. No, scusate, 4,7 sul PC di gioco a settimana, 6,9 a settimana. Console e PC sono due pubblici completamente diversi, anche per fasce d'età, no? Per cui parliamo di, su PC ci posso stare io che ho la barba bianca, su console ci sono sicuramente più giovani, però insomma queste medie non raccontano la verità di quello che succede nelle console o in questi mondi.
Beh, raccontano la media dei comportamenti, cioè nel senso che sono dei dati generali che si riferiscono a tutti i videogiocatori che hanno partecipato all'indagine. Poi è ovvio che le pratiche siano molto diverse a seconda del tipo di console, del tipo di device, del tipo di gioco e di altre variabili. Però quello che ti posso dire è che a livello internazionale l'industria ha iniziato a collaborare soprattutto con alcuni istituti di ricerca universitari su degli studi che richiedevano l'accesso a questi dati più specifici riguardo il comportamento dei giocatori. In particolare, due importanti multinazionali del settore hanno collaborato di recente con questo studio che è stato portato avanti dall'Internet Institute di Oxford. Questo studio si basa proprio sui dati forniti da queste società, però naturalmente si tratta di decisioni che vengono prese caso per caso dalle società di riferimento. Sulla base anche di quelli che sono gli obiettivi della ricerca e gli istituti che chiedono la collaborazione. Però ti posso diciamo, assicurare che da questo punto di vista, soprattutto negli ultimi 2 anni, c'è stata una maggiore apertura e credo che ci sarà sempre di più. Perché io dico questo perché questo faciliterebbe anche l'impatto culturale del videogioco, perché in Francia i videogiochi sono qualcosa di culturalmente molto diffuso e molto comune, cioè è parte della cultura pop. In Italia no, in Italia no, sei un paese che ha uno scetticismo storico atavico nei In Italia confronti. favoriscono la violenza, come è notorio. Esatto, in Italia favoriscono la violenza, in Italia non sono state le copertine di grandi settimanali che hanno puntato il dito sul videogioco. In Italia comunque è stato sempre complicato, insomma, parlare di videogiochi, ma io lo dico perché sono stato uno dei giornalisti che primi, insomma, hanno parlato di questi temi qui. Ecco, la domanda è com'è che viene nel 2021? Come viene trattato il videogioco, visto che poi tu sei la rappresentante, cioè per cui quella che ci mette la faccia e va al ministero a parlare del mondo di questa industria, no? A raccontare che cosa sono i videogiochi, come sei accolta con le istituzioni e come è accolto il videogioco invece tra le famiglie. Quindi sono due domande, due aspetti diversi. Ok, allora rispetto alla prima domanda ti dirò che secondo me c'è stata un'evoluzione pazzesca nel corso degli anni. Io faccio questo lavoro da più di 10 anni e devo dirti che è cambiato il mondo nel rapporto tra le istituzioni e i videogiochi. Non possiamo dire che diciamo, i videogiochi siano considerati un'area strategica di sviluppo come lo sono per esempio in alcuni paesi del Nord Europa o dell'Est Europa, giusto per fare gli esempi più recenti. Di paesi che stanno puntando sull'industria come settore economico strategico, però sicuramente ci sono stati dei passi in avanti significativi. Vi faccio alcuni esempi. L'anno scorso, nel decreto rilancio, è stata introdotta una misura di sostegno per i produttori italiani di videogiochi che si chiama First Playable Fund, che è in sostanza un fondo a finanziamento diretto che va a coprire la realizzazione, il 50% ovviamente. Delle spese ammissibili per la realizzazione di prototipi di videogiochi, quindi va a coprire quella che è la fase di pre-produzione di un videogioco vero e proprio, dove l'azienda di solito investe di tasca propria per portare poi il prodotto sul mercato e presentarlo magari a dei publisher, a degli investitori internazionali. Questo tipo di misura è stata introdotta l'anno scorso, anche se con una dotazione finanziaria ovviamente abbastanza limitata per il primo anno. Adesso è uscito da poco il decreto attuativo che stabilisce quali sono i criteri per l'accesso a questa misura, ma questo ovviamente è stato per noi un punto di svolta. Un altro punto di svolta è molto recente, un'istituzione storicamente collegata al cinema come Cinecittà, proprio alla fine di gennaio ha lanciato un bando in collaborazione con Regione Lazio e Ministero dei Beni Culturali, che oggi è Ministero della Cultura,
per la selezione di 10 startup innovative a cui sarà dato un, diciamo, un finanziamento di 60.000 euro ciascuna, più la possibilità di partecipare ad un programma di accelerazione verticale di 3 mesi presso gli studi di Cinecittà a Roma. Anche questo è un segnale di apertura nei confronti del settore, è una visione diversa. Sono tutti dei segnali che magari presi singolarmente dicono poco, però messi insieme ti fanno capire come questo interesse nei confronti del settore stia crescendo, se non altro perché secondo me si stanno intravedendo alcuni aspetti rilevanti del tipo: questa pandemia ha messo in ginocchio alcuni settori che ovviamente necessitano di tutto il supporto possibile per poter ripartire, però nello stesso tempo ha puntato i riflettori su altri settori che probabilmente dovranno essere guardati anche con un occhio diverso nel futuro per far ripartire anche l'economia del paese. Quindi il settore dei videogiochi dà la possibilità di avere delle imprese, di creare delle imprese, delle opportunità di lavoro sul territorio, guardando ad un mercato di riferimento che è internazionale, perché i nostri produttori non producono per l'Italia, producono per il mondo. L'Italia spesso è una percentuale anche abbastanza poco rilevante del loro giro d'affari, del loro mercato. Quindi secondo me da questo punto si stanno aprendo molte prospettive. Per quanto riguarda le famiglie, io credo che soprattutto in quest'ultimo anno ci sia stato un cambio di percezione da parte soprattutto dei genitori nei confronti dei videogiochi. L'abbiamo visto proprio anche nel rapporto dove abbiamo chiesto da un lato se i videogiochi hanno in qualche modo contribuito a migliorare la vita delle persone che appunto giocano, e quello che è risultato è che in generale soprattutto i giochi multiplayer online hanno permesso al 50%, cioè il 50% delle persone che hanno risposto hanno apprezzato il fatto che dessero la possibilità di rimanere in contatto con i propri amici, il 48% si è sentito meno isolato nei periodi di lockdown, il 39% si è sentito meno ansioso, in generale un 36% si è sentito anche più felice rispetto a come avrebbe potuto sentirsi viste le circostanze. Se invece andiamo a vedere i genitori, quello che hanno risposto è che almeno il 20% dei genitori hanno trascorso il loro tempo nel lockdown utilizzando i videogiochi con i loro figli. Ovviamente poi queste percentuali variano a seconda del target di età dei figli. In particolare abbiamo visto che la fascia 6 è stata quella che la fascia dai 6 ai 10 anni è stata quella dove i genitori sono stati maggiormente coinvolti e interessati ad utilizzare il loro tempo videogiocando con i figli, e non soltanto videogiocando ma magari sperimentando anche degli utilizzi educativi dei videogiochi in casa. Quindi sicuramente la percezione sta cambiando, e io vedo in entrambe queste direzioni vedo comunque dei miglioramenti, cioè un cambio di passo che per quanto piccolo comunque c'è. Mi fa sorridere perché giusto l'altra sera io stavo provando a utilizzare Minecraft per aiutare mio figlio a imparare le tabelline. Quindi sì, questa cosa è aneddotica, ma mi ci ritrovo assolutamente, assolutamente in pieno. Ah, mi sembra interessante, io la sottolineerei molto questa cosa, che parlo più da persona che ha fatto studi umanistici che da giornalista dei dati, questa idea che il videogioco che, come dire, nell'immaginario, questa attività solipsistica, diciamo, in realtà oggi ha una componente di socialità molto importante. Stava prima, insomma, durante il lockdown, comunque quando i ragazzi non potevano vedersi a scuola, ha sopperito quella mancanza di socialità che rimane un enorme dramma nel dramma di questa pandemia. Sì, assolutamente. Io penso che spesso si è parlato, soprattutto in passato, di videogiochi come di un
mezzo di intrattenimento che isola, no? E ricordo anni fa invitammo in Italia a parlare un professore olandese che disse: ma se i videogiochi fossero venuti prima dei libri, forse si sarebbe detto del libro, che è uno strumento di intrattenimento, per passarsi il tempo più solitario, più isolato. Si era stato detto anche dei telefoni, e quando, esatto, è arrivato il telefono si è stato detto: i nostri giovani ragazzi non usciranno più di casa, saranno staccati al telefono e non faranno più ginnastica, per cui insomma questo è un no, per cui sicuramente quello che è emerso in modo prepotente quest'anno è stato il valore sociale, l'antidoto all'isolamento a cui siamo stati tutti costretti e siamo tuttora costretti. Un altro balcone, cioè oltre ai balconi dove ci si trovava fuori per cantare la canzone, c'era il balcone, esatto, dove si raccontava le cose. Allora, io ti ringrazio. Volevo farti un'ultima domanda, perché mi dicono anche un po' sempre sui dati, scusate, ma è un mio pallino. Mi dicono: Steam rende pubblici i dati della sua piattaforma. Voi li avete presi in considerazione nel report? Faccio un'aggiunta. Che cosa vi manca? Per esempio, Apple vi dà i dati, Apple che è un grandissimo attore degli smartphone con iPhone e che ha un suo mondo dedicato al gaming che si chiama Apple Arcade, vi dà accesso ai dati di vendita delle app, il mondo Android, cioè quanto vi manca per avere una fotografia il più nitido e il più realistico possibile di questo mercato? Allora, come vedrete nella metodologia del rapporto, i nostri dati si basano essenzialmente su due grandi fonti. La prima è GSD, Game Sales Data, che è questo appunto progetto europeo che rileva i dati di vendita sulla base di comunicazioni che vengono fatte direttamente dai retailer oppure dai publisher. E questo tipo di rilevazione copre una parte del mercato, non comprende ad esempio Apple che non comunica i dati, non comprende Google. La parte che ci manca viene stimata attraverso il progetto Game Track, che è un progetto di interviste che vengono fatte ai consumatori. Quindi è un mix di fonti. Da un lato, quindi possiamo dire, cioè che mentre sul mondo console la fotografia è nitida, sul mondo smartphone e tablet, che è il grosso di questa industria, abbiamo una stima. Sì, abbiamo una stima che però, diciamo, mi sembra anche molto realistica, molto realistica, sì, perché sono anni tra l'altro che questa metodologia viene utilizzata in tutta Europa, non soltanto in Italia. Allora, io ho un'ultima domanda, se non ne hai una anche tu, Riccardo. Allora, no, l'ultima domanda è che cosa, cioè, noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, almeno io l'ho scritto varie volte su Sole 24 Ore, insomma l'Italia è un paese strano perché mangiamo tantissimi videogiochi ma ne produciamo pochissimo. Il giro d'affari, insomma, dell'industria indipendente, che è quella italiana, no? Sono studi piccolissimi, si parla di da 80 a 100 80 milioni, insomma, il giro d'affari da 80 a 100 milioni, ecco il giro d'affari, per cui se lo paragoniamo ai 2 miliardi di giro, ecco, insomma, abbiamo insomma due mondi molto diversi tra loro. Come questa pandemia ha colpito l'industria del videogioco indipendente, quindi l'industria italiana? Allora, diciamo che noi siamo stati colpiti soprattutto per quanto riguarda la partecipazione. Sono stati due gli impatti principali. Il primo riguarda la partecipazione agli eventi internazionali, che per tanti sviluppatori sono sempre stati la fonte per avere dei contatti con publisher internazionali, no? Quindi per poter vendere i loro videogiochi, posizionare i loro videogiochi su publisher o investitori che li potessero portare sul mercato. L'anno scorso, ovviamente, tutti i principali eventi sono stati o annullati o si sono tenuti in un formato digitale, che non è stata la stessa cosa di quello fisico, per cui questo ha avuto un'incidenza soprattutto per gli sviluppatori più piccoli, perché magari chi aveva già i contatti ha cercato di, no, di comunque è riuscito in qualche modo ad andare avanti con le sue gambe. Certo che uno sviluppatore più piccolo con meno conoscenze nel mercato è stato
è stato sicuramente svantaggiato, ma questo secondo me vale in tutti i settori economici, non soltanto in quello dei videogiochi, no? Se un giovane professionista o per una startup è più difficile secondo me adesso no, entrare in un mercato rispetto a prima. L'altro grande impatto che c'è stato è stato su quelli che sono i giochi realizzati su commissione, perché ovviamente tanti studi hanno avuto magari dei contratti cancellati oppure messi in stand-by, parlo appunto di contratti B2B dove una società oppure quindi un ente privato appunto, o un ente pubblico commissiona la realizzazione di un videogioco a uno studio. Anche qui abbiamo avuto diciamo un freno in quelli che sono gli investimenti. Per cui insomma da questo punto di vista ti aspetti non un ridimensionamento ma un congelamento, ecco, rispetto alla situazione. Sì, diciamo forse un'evoluzione che non è quella che tutti speravamo, nel senso sicuramente ci sono delle industrie che sono state più colpite, però non possiamo dire che i nostri piccoli sviluppatori siano stati avvantaggiati da questa situazione. Assolutamente. Ecco, noi a breve presenteremo i risultati del quinto censimento dei game developer italiani e abbiamo dedicato una parte di questa indagine proprio anche all'impatto della pandemia su quello che è stato il loro business, quindi verso la fine di aprile avremo una situazione più chiara anche da questo punto di vista. Allora, io ringrazio Talita Malagò, direttore generale di IDEA, dell'associazione quindi che riunisce gli attori del videogioco, per il tempo che è stata con noi. Vi abbiamo un po' raccontato come si misura il videogioco, vi do appuntamento tra un'ora e mezza in cui parliamo di salute mentale, le sue cose non sono connesse, però ragioniamo su come si misura la salute mentale con due psicologi e una psicoterapeuta sulla... analizziamo la letteratura scientifica, per cui insomma si ragiona su quello che sarà l'allarme, ansia e depressione che adesso sta arrivando, poi i giornali aumenteranno questo tema qui, però cerchiamo di capire quanto c'è di vero e quanto no. Grazie Talita, grazie a voi, allora. A presto, grazie mille, a presto.